E probabilmente a fine agosto gli ex dipendenti della DTR di Pettoranello potranno ricevere tutte le spettanze pregresse economiche. Intanto l'area produttiva del paese potrà tornare ad essere anche un punto di riferimento industriale per l'intera provincia. Ma vediamo il dettaglio. Gli avvocati Lucia Macitto e Raimondo Fabrizio, in che veste siete qua? Per quale motivo? Noi ci siamo occupati nella fase precedente di verificare un pochettino da punto di vista dei lavoratori a che stato era la procedura, a che punto erano i piani di riparto dei lavoratori. Ci sono stati più riparti, questo non sarebbe l'ultimo quello che hanno annunciato, e quindi in questa veste noi abbiamo seguito un po' i lavoratori precedentemente. Avete condiviso l'entusiasmo un po' di tutti? Abbiamo condiviso l'entusiasmo, sicuramente c'è stata una partecipazione attiva, in particolar modo del Presidente, degli organi della procedura, una sopravvisione del Presidente, si è raggiunto un traguardo, insomma. Speriamo che arriviamo a conclusione totale delle spettanze dei lavoratori. Proprio questo lo chiedo a Raimondo Fabrizio, che succederà per quello che mancherà? Sì, ora aspettiamo, aspettiamo che vada bene innanzitutto la seconda vendita, perché c'era un'opzione, quindi entro 45 giorni sapremo se è stata venduta anche l'altra parte della merce, che era rimasta per mi sembra un montare di intorno ai 300.000 euro, se non sbaglio. E poi vedremo se c'è capienza totale per tutti i lavoratori o meno. In ogni caso noi andremo avanti con tutti gli altri strumenti che la legge ci mette a disposizione per far sì che tutti i lavoratori non rinunciano neanche a un 1%, ma raggiungano tutto il quantum dovuto, quindi il 100, che prendano tutto il 100%. In questa conclusione di positivo c'è che gli imprenditori sono locali? Di positivo non c'è solo il fatto che i Valerio, in questo caso rappresentati dai figli del gruppo Valerio, non c'è di positivo solo quello, ma c'è soprattutto, io prendo con entusiasmo il fatto che quell'area che a tutti nota in tutto il mondo per le proprie produzioni di tessile possa tornare a vivere. Questo è già un risultato importante, e che soprattutto con la forza, una parte della forza lavoro che già c'era prima, e speriamo che quando entrerà a pieno regime tutti i dipendenti possano tornare a lavorare lì. In questo momento particolare c'era veramente bisogno di un'operazione del genere, e siamo tutti contenti. Suo augurio. Che si concluda questa operazione, che i lavoratori riescano a ottenere le loro spettanze da tanto tempo, insomma, dovute, e che effettivamente questo progetto riesca a prendere piede e possa riportare, insomma, il Molise nelle vecchie vesti.